Adesso. Quindi iniziamo ed iniziamo subito con il primo relatore, Mario Furlan. Grazie. Beh, dopo tutti questi applausi, spero di essere all'altezza. Venendo qua da Milano, ho pensato, chi l'avrebbe detto anni fa che sarei venuto a parlare di motivazione a un incontro dove ci sono persone che operano nel network marketing? Perché non ero per niente motivato e avevo avuto un'esperienza nel network marketing che era stata disastrosa. Chiedo alla regia di mandare la foto numero 1. Questa è una foto un po' sgranata perché risale al secolo scorso, quando ero giovane. Noi siamo parte dell'ambiente in cui ci troviamo. Ho trovato un bell'ambiente qua. A pranzo ho parlato con qualcuno di voi, con Renzo, con altri. Si respira che qui c'è un bell'ambiente, un ambiente positivo, un ambiente costruttivo. Quando ero ragazzo, io mi sentivo sfigato e frequentavo un gruppo di amici e gli altri ci chiamavano la Sfigation Corporation, il gruppo degli sfigati, e quelli siamo noi. E lì siamo in vacanza in Spagna, a Tarragona, abbiamo trovato quel monumento che abbiamo detto, questo è il monumento che ci rappresenta, è il monumento ai cornuti, infatti se notate questo avambraccio finisce con due corna, e quelli eravamo noi. Riconoscete chi ero io? Quale? Quello in canottiera bianca che si appoggiava a quello con la bandana rossa. Chi si somiglia si piglia. Gli altri si comportano con noi a seconda di come noi ci comportiamo con loro. E io mi sentivo molto simile a loro, mi sentivo arrabbiato con il mondo intero, mi sentivo una persona che aveva un sacco di problemi. E questo iniziò tanti anni prima, quando avevo 15 anni. Io ero innamorato della bella della classe al liceo. Lei si chiamava Armanda. Un giorno Armanda si volta, lei era seduta davanti a me, e mi dice, Mario, io ti amo. E secondo voi come ho reagito? Mi sono messo a sudare, sono diventato rosso, viola, blu, di tutti i colori, balbettavo. Perché? Perché pensavo, o mi sta prendendo in giro, oppure lo so, lei fa parte dell'associazione Aiutiamo i poveri ragazzi brutti e sfigati. Ciascuno vede soltanto quello che vuole vedere. Sono stato recentemente in America e lì ho scoperto una cosa che mi ha colpito. Ho scoperto che esiste davvero, basta andare su Google a cercarlo, non è un'invenzione, la Flat Earth Society, la società o associazione della Terra piatta. E ha migliaia di membri sparsi per il mondo che sono convinti che la Terra sia piatta. Quanti di voi pensano che la Terra sia piatta? Alzino la mano. Allora, come dicono quelli di questa associazione, siete tutti membri di una cospirazione internazionale per far credere che la Terra sia piatta, che la Terra sia rotonda anziché piatta. Vedi, è inutile con certe persone che tu gli fai vedere come stanno le cose, che gli fai vedere le foto dal satellite, che la Terra è una sfera. Questi qua sono convinti che sia piatta. Io ero convinto che Armanda mi stesse prendendo in giro, però ero innamorato di Armanda. L'estate dei miei 15 anni, mia madre mi manda in Inghilterra a studiare l'inglese. Vado in classe, chi ci trovo in classe? Bravi! Perché? Perché mia madre e sua madre si erano parlate, hanno detto dove mandiamo nostro figlio a studiare l'inglese? Ma mandiamolo in quella scuola là a Bournemouth. Bournemouth è una specie di Rimini inglese, una ridente cittadina sulla Manica. E ero innamorato, però mi vergognavo. Un giorno Armanda dice,
Mario, sabato prossimo, che non c'è lezione di inglese, prendiamo il traghetto, andiamo dalla terraferma all'isola di Wight. Prendiamo il traghetto alle 8 del mattino, l'ultimo traghetto alle 7:25 di sera. Io non ho l'orologio, mi raccomando, tieni tu l'ora. Allora non c'erano i telefonini. Io ho detto, tento il tutto per tutto. Sono le 5, lei mi dice, Mario, che ore sono? Tiro indietro l'orologio. Sono le 4:10. Sono le 6:15? Mario, che ore sono? Sono le 5:05. Morale, perdiamo il traghetto di ritorno. E dico, porca miseria, questo orologio che non funziona. Eravamo sotto Ferragosto, tutto pieno, alla fine abbiamo trovato un pub con delle camere sopra e c'era libera soltanto una camera con un letto matrimoniale. Allora dopo cena salgo quelle scale con il cuore che batte a mille, entriamo in camera, chiudiamo la porta, lei si spoglia, resta in reggiseno mutandine, io resto in jeans, andiamo a letto. Lei si volta e mi accarezza la spalla, io resto immobile, lei si rivolta e fa buonanotte. E io tutta la notte a fissare il soffitto con lei così vicina eppure così lontana. L'indomani mattina ci svegliamo, prendiamo il traghetto, torniamo a Bournemouth, le vacanze finiscono, ritorniamo in Italia, si mette con uno della classe che era brutto ed era pure antipatico. E io pianto tutte le mie lacrime, ovviamente senza farlo sapere a nessuno perché mi vergognavo di piangere alla mia età, a 15 anni. A distanza di tanti anni, su Facebook vado Armanda Ferrarini. Le mando un messaggio e dico, ma tu sei l'Armanda che era in classe con me al liceo? E lei mi risponde, sì, sono io. Io le chiedo, ma tu sai che io ero innamorato di te? E lei mi fa, anch'io di te, ma mi sembrava che non te ne fregasse nulla. Morale, quando noi proviamo in qualunque cosa della vita, ci può andare bene, ci può andare male. La sconfitta peggiore è non provarci neppure come ho fatto io con Armanda. Io non sono di quelli che dicono sempre pensa positivo, andrà tutto bene. Non è mica vero. Se pensiamo che le cose andranno bene, se pensiamo positivo, le cose possono andare bene o possono andare male. Ma una cosa è sicura, amici, se noi pensiamo negativo, cioè se pensiamo ma non ce la faccio, andrà male, gli altri ce l'hanno con me, sicuramente andranno male. Quindi tanto vale pensare positivo. E poi questa cosa qua di Armanda l'ho detta a un paio di incontri come questo, un po' di gente ha scritto, ha cercato Armanda su Facebook, l'ha scritto, lei si è infastidita e si è tolta da Facebook. Con la sfigation io ci passavo buona parte del tempo e io avevo dei sogni da ragazzo, io sognavo di diventare uno scrittore. Ne parlavo con quei ragazzi là della foto, possiamo farli vedere ancora regia? Perché era in particolare uno, quello a sinistra, quello ciccione con gli occhiali, Eugenio, che mi diceva, Mario, tu devi avere i piedi piantati per terra. A me un sacco di volte nella vita mi hanno detto, non fare voli pindarici, devi essere realista, devi essere concreto. Ci sono quelli che lo dicono a fin di bene, però quante volte ci capita che qualcuno dice no, non devi sognare, devi mettere i piedi per terra. Queste persone ci vogliono tarpare le ali. In genere le persone che parlano per il nostro bene dicono guarda, se tu percorri quella strada lì, credo che tu non ce la possa fare. Però io rispetto il tuo desiderio, rispetto il tuo sogno e sappi che se invece di andare così vai colà, ce la puoi fare. Queste sono persone che ci vogliono bene, che sono dalla nostra parte. Invece Eugenio non è che fosse cattivo, però diceva, ma lascia stare, gente come noi non può fare certe cose. Lo scrittore lascialo fare a chi ha le raccomandazioni, a chi ha le amicizie giuste. E poi io sognavo, avevo iniziato a fare karate, ho visto il film Karate Kid, e sognavo di diventare un campione di karate. E in vacanza, una volta in spiaggia, mi ero messo a fare il kata. Sapete cos'è il kata? Qualcuno ha fatto karate? Ecco. Ti ricordi Eian Shodan? Fai tac, tac, poi tac,
tac e pugno, insomma sono delle mosse a vuoto contro un avversario immaginario e mi ero messo a farle con impegno, ha ha ha. Eugenio mi guarda e dice: ma non ti rendi conto di come sei ridicolo? E quello mi smontò completamente. Voi operate nel settore del benessere. Immagino che parliate con persone per spiegare che è importante nutrirsi bene ed è importante, accanto all'alimentazione, curare anche l'attività fisica, andare ad esempio in palestra. Lo dite sì o no? Naturalmente sì. Ci sono persone che ci vanno in palestra e altre persone che nemmeno ci provano, nemmeno cominciano ad andare in palestra. Perché? Perché queste persone qua pensano: allora, io devo andare in palestra, quindi per andare in palestra che devo fare? Devo aprire il cassetto, prendere la sacca della palestra, metterci dentro la tuta, i pantaloncini, tutte le cose. Chiudo la sacca e la chiudo a fatica. Poi vado in macchina, monto in macchina, in palestra ci vado verso le 6 di sera, ora di punta, mi infogno nel traffico. Arrivo nel parcheggio della palestra, naturalmente il parcheggio com'è? Pieno. 10 minuti come un pirla a cercare un posto dove parcheggiare. Vado in palestra e cosa sento quando entro nel salone? C'è una musica techno che non mi piace. Vado giù nello spogliatoio e dico: porca miseria, ho dimenticato a casa il lucchetto. Vado in segreteria, 7 euro per il lucchetto prima ancora di aver iniziato. Vado giù, apro, tiro fuori le cose e vedo che i pantaloncini e la tuta come mi stanno? Stretti, perché sono ingrassato. Così, bello motivato, vado nel salone a fare le macchine. Devo parlare con il trainer che sta facendo? Sta facendo lo scemo con la bella della palestra e a te proprio non ti considera. Quando finalmente di malavoglia si degna di darti retta, frettolosamente ti dice: sì, fai questo, 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 queste macchine qua, tu ti metti in coda. Naturalmente per fare gli esercizi alle macchine cosa c'è? C'è la fila, quindi devi stare lì. Quando tocca a te, noti con un po' di schifo che c'è una pozza di sudore, perché chi è venuto prima non ha asciugato, quindi devi stare lì a asciugare, poi lo fai velocemente quell'esercizio, intanto ci sono gli altri che fanno così, presto dai, facciamo una serie tu, una serie io. Fai così per 8 esercizi, alla fine di questa via crucis, vai giù nello spogliatoio, ti lavi, intanto ti guardi allo specchio e dici: ah, come sono tripposo o tripposa, tiri fuori i vestiti e sono tutti stropicciati. E questa sera hai una cena importante. Se tu pensi a queste cose, non sono cose che sono davvero accadute, se tu pensi a queste cose, ti viene voglia di andare in palestra? No. E lei solo pensate. Se invece pensi: vado in palestra, comincerò a sentirmi bene, all'inizio farò un po' di fatica, i muscoli cominciano a esercitarsi, però poi mi sentirò bello vigoroso, bello forte, bello energico, e poi mi guardo allo specchio e dico: come sono in forma, prossima vacanza in spiaggia farò il mio figurone. Se pensi a queste cose qua, ti viene o no la voglia? A quei tempi là io pensavo solo in negativo. E anche la mia esperienza nel network marketing era stata un'esperienza negativa. Non posso dire per correttezza il nome della società, dico soltanto il cognome, Bayerische Assicurazioni. Un mio amico mi ha detto: Mario, vieni e prova e farai tanti soldi. Andavo, c'erano gli incontri come questo con tante persone, tutte persone perfette, gente che era in giacca e cravatta, tutta distinta, tutta in tiro, non c'era neanche un pelino che gli usciva dall'orecchio, dalle narici, neanche una goccia di sudore. Io invece andavo lì, bastava che mangiassi con loro, mi padellavo, mi sporcavo la maglietta, e tutte queste persone che dicevano quanto successo avevano: io sono quinto livello, io sono settimo livello, e io sono un topazio, io sono un rubino, io sono un diamante. E io mi sentivo un coglione, perché in 6 mesi ero riuscito a vendere soltanto 2 polizze. A mia madre, e mia madre coinvolse una sua amica, mi disse: Mario, guarda,
io ti compro questa polizza come regalo di Natale e di compleanno insieme, eh? E quando mi dicevano, a te come sta andando Mario? Mi vergognavo di dire che mi andava così male. Così alla seconda polizza dissi, guarda, ho raddoppiato il numero delle polizze, da una a due. E cosa succede quando siamo incapaci come ero incapace io? A chi diamo la colpa? Naturalmente agli altri. Io non potevo dire che il prodotto era sbagliato, perché era un buon prodotto. Allora cosa dicevo? La giustificazione degli incapaci e degli invidiosi. Ma gli altri truffano la gente, gli sbolognano il prodotto. Non era vero. Erano persone molto più in gamba di me, io ero incapace, ma sappiamo, quando le cose non ci vanno bene, la colpa per il 90% delle persone è di chi? È degli altri. E se tu pensi che la colpa sia sempre degli altri, come ti senti? Ti senti una cacchetta, ti senti uno sfigato. È il modo migliore per demotivarsi. Perché dovresti darti da fare? Perché dovresti impegnarti? Perché dovresti stringere i denti se tanto non dipende da te, ma dipende dagli altri? È il modo migliore per uccidere qualunque germoglio di motivazione. Fai lo sterminio quando appena appena sta per nascere. Io mi sentivo così. E mi sentivo fuori posto quando andavo in quei posti lì. Beh, mai successo che vai a una festa e vedi che tutti quanti sono lì, ridono, scherzano, festeggiano agli amici e tu ti senti solo, ti senti isolato, senti che non c'entri niente con quell'ambiente e ti dici io che ci sto a fare qua, io me ne vado via, non è il mio posto. Io frequentavo quel gruppo là di persone, regia la foto 2, in quegli anni, insieme con la Sfigation e insieme con altre persone, frequentavo alcuni circoli, non circoli belli come questo. Frequentavo gli ultra dello stadio, sono cose che vi dico con parecchia vergogna. Vi dico queste cose perché penso che qualunque cavolata abbiate fatto nella vostra vita, difficilmente avete superato me in quanto cazzate. Andavo con gli ultra sia del Milan che dell'Inter, non me ne fregava niente della partita, andavo solo in quelle partite dove speravo che ci fossero tafferugli. E andavo anche al centro sociale Leoncavallo, quando era in via Leoncavallo, adesso è un posto trendy, ma allora era un posto, oggi si chiamerebbero Black Block. Andavo con gente che mi diceva la società è sbagliata. Sono tutti nemici. E io mi sentivo circondato da nemici. Lì ero sorridente, mi piaceva fare lo sbruffone e provocare i celerini. Ma dentro di me piangevo. Io volevo fingere, ero un grande falso, fingevo di essere forte, di essere sicuro di me. In realtà una persona che si comporta in questo modo, una persona che ha il bambino dentro di sé, che sta piangendo e che chiede attenzione. E allora iniziai a fare arti marziali, iniziai a fare bodybuilding. Perché? Perché pensavo il mondo è fatto da mostri, sono quasi tutti nemici e io per sopravvivere devo essere il mostro più grande, quello che incute più timore. E ovunque andassi trovavo casini, trovavo gente con cui litigare, finivo in risse. Una volta dissi a una ragazza, ma porca miseria, Milano è una città violenta. Ovunque io vado succede qualcosa, che vada allo stadio, che vada alle manifestazioni, che vada in discoteca, che vada al pub, che vada... E lei mi disse, Mario, c'è un denominatore comune in questo, dove tu vai ci sono casini, c'è violenza. Ed è vero, siamo noi che creiamo la nostra realtà con il nostro comportamento e con i nostri pensieri. E lì volevo fare il duro. Poi mi sono reso conto che la nostra grandezza consiste nell'accettare le nostre paure, le nostre fragilità. Chi di voi ha paura? Chi di voi si sente un pauroso? Alzi la mano.
Chi non ha mai paura di niente? Io credo che quelle persone che non hanno mai paura di niente in nessuna condizione sono persone che o sono incoscienti o sono super paurose, perché hanno paura di ammettere che hanno paura. Avere paura è qualcosa di umano, qualcosa di naturale. Com'è naturale avere fame, avere sete, avere voglia di far la pipì? Così è normale avere paura. Io ho tante paure e so che la paura sarà una compagna costante della vita. E credo che la nostra grandezza stia nell'accettare i nostri limiti. Diciamo tutti insieme: io ho paura. Io ho paura. Io sono fragile. Io sono fragile. Io sono debole. Io sono debole. Non c'è male per un corso di motivazione, eh? Ma è vero, siamo così. Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi ci presenta Don Abbondio, che si sente il vaso di Cocci in mezzo ai vasi di ferro. Papa Francesco ha ripreso questa immagine e ha detto una cosa che secondo me è bellissima. Ha detto: noi siamo dei vasi di coccio, noi siamo fragili, però in questo vaso quanti tesori ci sono. E io sentivo crescere dentro di me allora, in quei tempi, una gran rabbia, una gran frustrazione. Sentivo fiumi di rabbia, di rancore che ribollivano dentro di me e che mi avrebbero travolto se non ci fosse stato qualcosa in cui incanalare la mia energia. Foto 3. Questo è un romanzo che ho scritto. In quegli anni stavo male con me stesso. Quelle persone, vero o no, quelle persone che stanno male con gli altri, che rompono le scatole, che hanno sempre da ridire, che sono polemiche, che sono attaccabrighe, vero o no che sono persone che stanno male con se stesse? Sì. E io ero così. Avevo un'ossessione fissa in testa, che era il suicidio. Una volta andai allo stadio con una pistola giocattolo e volevo tirarla fuori davanti ai celerini, puntarla contro di loro per essere ucciso. Per fortuna un mio amico, quando vide che la stavo per tirare fuori, disse: metti dentro, mi trascinò via. Poi questa cosa qua l'ho detta qualche mese fa ai miei amici celerini, perché adesso uno dei miei migliori amici è l'istruttore del primo reparto celere di Roma. Si chiama primo reparto mobile della Polizia di Stato. Andate sul mio sito mariofurlan.com o wildingdefense.com, insegno wilding, un'arte marziale, e ho detto: ragazzi, tenendo un incontro di motivazione per gli agenti, io una volta ero di quelli che andavano allo stadio, alle manifestazioni col viso coperto e gridavano: Celerino, figlio di puttana, e vi lanciavo contro i sassi. E Celerini hanno guardato male l'istruttore che mi ha portato lì, e detto: che cazzo ci hai portato? Che poi questi qua del primo reparto mobile di Roma sono quelli che sono diventati famosi anche per la scuola Diaz al G8 di Genova, per Bolzaneto. E gli ho spiegato perché mi comportavo così e gli ho anche detto: ragazzi, se voi durante le manifestazioni menate, manganellate, sparate i lacrimogeni, sappiate che non è sempre solo colpa degli ultra, dei manifestanti, dei no global, dei black bloc. È responsabilità, non dico tutta, ma in buona parte vostra. E loro mi fanno: ma che cazzo dici? Se quelli ci lanciano contro qualcosa, io dico: visto che ero dall'altra parte, vi posso dire che se tu vedi dei poliziotti che hanno un atteggiamento impaurito, ovviamente ti viene voglia di andargli contro, ma altresì, se vedi degli agenti che hanno un atteggiamento sbruffone, da gradassi, è una provocazione. Quindi non si tratta di cercare il colpevole, di chi è la colpa. Io credo che non serva a niente nella vita cercare il colpevole, perché passi il tempo a dire: è colpa sua, è colpa sua, è colpa sua, e intanto non risolvi il problema. Credo che sia meglio parlare di responsabilità. E voi, dissi ai celerini, sentitevi responsabili di quello che fate. Sono stati contenti, mi hanno invitato più volte ad andare a motivarli e a parlare con loro. E quel libro là, Estate di rabbia,
da un punto di vista editoriale è stato un flop, perché non ho venduto neanche 1000 copie. E poi decine di persone, non tante, ma qualche decina mi ha scritto dicendo grazie perché ho letto il tuo libro e mi è servito. Poi ho scritto altri libri che hanno avuto molto più successo, ma quello è stato il libro che per me ha determinato il cambiamento. E vi chiedo, che cosa in ciascuno di voi può determinare il cambiamento? Ciascuno di noi è un'anima fragile, ciascuno di noi ha un cuore ferito, tutti ci portiamo dietro come un macigno il peso dei nostri dolori, dei nostri dispiaceri, delle nostre frustrazioni, delle nostre rabbie, della nostra incapacità di perdonare. In che modo tu puoi trasformare questa energia negativa in qualcosa di positivo? In che modo puoi cambiare il tuo karma? Dipende da come riesci a incanalare questa energia. Dipende da che cosa riesci a vedere. Questo è un concetto che si trova in tutte le religioni. Lo trovi nella Bibbia, lo trovi nella Torah, lo trovi nel Corano, lo trovi nel Sutra del Loto, lo trovi nel Mahabharata, lo trovi dappertutto, nei libri dei Veda. E non ci interessa qua l'aspetto dogmatico delle religioni, ma il messaggio di speranza, la lezione di vita che contengono. C'è un bel brano della Bibbia. Mosè, col popolo di Israele, esce dall'Egitto e arriva alla soglia della terra promessa. E manda 12 esploratori, 12 spie, a vedere la Palestina, la terra promessa, per dirgli come sono gli abitanti che stanno lì, abitanti che gli israeliani, gli ebrei, avrebbero dovuto sconfiggere per conquistare quella terra. 12 esploratori ritornano, 10 dicono: Mosè, non ce la faremo mai a scacciare quegli abitanti perché loro sono grandi e grossi, sono dei giganti. 2, Joshua e Caleb gli dicono: è vero, loro sono dei giganti, però il nostro Dio è più grande di loro e quindi ce la possiamo fare. Dipende come vedi le singole cose. Io ho un amico che fa il formatore anche lui, e si chiama Francesco Albani, ho avuto l'onore recentemente di fargli la prefazione del suo primo libro. E lui è alto così, ma arriva forse neanche all'ombelico, perché è affetto da nanismo. Eppure che coraggio, quando sono giù è lui che mi incoraggia. Tutto dipende quindi da come vedi le cose, quando ti approcci ai clienti. Naturalmente i no sono superiori ai sì, ma se ti venisse detto: tu riceverai un sì, dopo 100 no, cosa faresti? Ok, avanti con i no, 1, 2, 3, 10, 20, in modo che alla fine raggiungo il sì. Noi viviamo in una casa con 100 stanze, rappresentano le 100 possibilità che la vita ci offre, però ne vediamo soltanto una, vediamo soltanto lì dove siamo ora, lì che nunc, ci poniamo un sacco di limitazioni. Se riuscissimo a vederne, a visitarne, ad abitarne 10, sarebbe già una grandissima cosa. E una cosa che dobbiamo imparare nella vita è ricevere no. Questo vale moltissimo, lo sapete, per voi che avete a che fare con i clienti. Chi di voi ha paura a ricevere i no? Si sente a disagio a ricevere i no. E chi ha paura a dire no? Si sente a disagio a dire no al prossimo. Io sento un po' questo disagio, l'ho sentito molto nella mia vita, un po' lo sento ancora adesso. I no fanno parte della vita. Devi essere capace di incassare i no e devi essere capace anche di dire no. Perché se tu, quando qualcuno ti chiede qualcosa, ti chiede un favore, in cuor tuo vorresti dirgli di no, però non vuoi fare una brutta figura, chissà come la prende, mi faccio un nemico, gli dici di sì. A chi stai dicendo di no? Alla persona più importante della tua vita, che sei te stesso.
E sappiamo che quello che abbiamo detto non è essere egoisti. Non puoi dare a un altro quello che tu non hai. Non puoi trasmettere entusiasmo se tu non ce l'hai nel tuo cuore. Non puoi dare amore se tu non ti ami. E noi non siamo nessuno per giudicare gli altri. Quando giudichi qualcuno, ti senti superiore a quella persona, ti poni sul piedistallo. Io giudico te perché mi sento al di sopra. Papa Francesco, sapete che ha detto riguardo ai gay, ai divorziati, una cosa molto bella, ha detto: chi sono io per giudicare? E se lo dice lui, che è il Papa, chi siamo noi per giudicare gli altri? Schopenhauer diceva: più conosco il genere umano e più sono portato a provare un senso o di compassione o di disprezzo. Io credo che sbagliasse, credo che si tratta di provare un senso di empatia, un senso di cercare di capire perché quella persona si comporta così. Vedi, da ragazzo io ero messo così male per responsabilità mia. Un motivo c'era. Mia madre passava da un esaurimento nervoso all'altro. Quando ero bambino, alle elementari, tante volte mi disse: Mario, tu non vali niente. Porca miseria, perché ho messo al mondo un figlio come te che non è capace di fare niente? E più volte mi disse: perché non mi fai un favore? Perché non prendi una corda e ti impicchi? Così la fai finita. Potete immaginare come ci stavo. Fu da allora che il suicidio per tanti anni divenne un mio pensiero costante. Mia madre era cattiva? No, è una santa donna. Lo faceva perché lei a sua volta ha avuto dei traumi. Suo padre, mio nonno, io mi chiamo Mario come lui, l'ho conosciuto, persona buona, persona dolce, fu un capo partigiano. Un uomo che però era molto violento con sua moglie e con sua figlia, mia madre. Lui picchiava sua moglie fino a mandarla all'ospedale, picchiava sua figlia. E questo provocò un trauma in mia madre, che scaricò la sua negatività su di me. E perché mio nonno era così? Si risale indietro, perché suo padre, una famiglia di contadini incolti del Veneto, brava gente, però senza cultura, gente istintiva, che faceva quello che per generazioni ha sempre fatto, picchiava la moglie, picchiava i figli. Mio nonno a 7 anni andava a spalare i cadaveri lungo il Piave, prima guerra mondiale. E allora, prima di giudicare gli altri, pensiamo perché gli altri si comportano in questo modo. L'anno scorso sono andato ospite della prefettura di Napoli al carcere di Nisida. Nisida è un carcere minorile appena fuori Napoli. Ho incontrato i guaglioncelli della Camorra, ragazzi alcuni dei quali sono dentro per omicidio, a 17 anni, spaccio di droga, scippi non parliamone, estorsioni, racket. E all'inizio ero un po' prevenuto, poi conoscendoli mi sono detto: beh, in ciascuno di questi ragazzi c'è un dono, c'è un tesoro che loro non hanno avuto ancora l'occasione di tirare fuori. E se io fossi al loro posto, forse mi comporterei ancora peggio di loro. Quindi, dal momento che non voglio parlare solo io per 1 ora e mezza, vogliamo fare un esercizio insieme che si basi su questo? Lo vogliamo fare? Sì. Anche se dite no, lo facciamo lo stesso. Facciamo questo esercizio qua, in silenzio, se no viene fuori un gran casino. Ciascuno di noi, in questa sala, ha delle persone che gli piacciono di più e altre persone che gli piacciono di meno. Abbiamo detto che ciascuno di noi trasmette energia, sì o no? La mia insegnante di chimica al liceo disse: ragazzi, noi esseri umani siamo composti di... da cosa siamo fatti? Siamo fatti di cellule, le cellule sono composte da... a atomi, atomi, atomos dal greco, non divisibile, ma in realtà sappiamo che l'atomo è divisibile perché ci sono le particelle subatomiche, poi c'è la fisica quantistica che ha fatto passi da gigante in questi anni. Comunque, restando alla fisica classica, la chimica classica, c'è la particella subatomica positiva che si chiama il protone e quelle negative che si chiamano elettroni.
avete studiato, bravi. E l'insegnante diceva: immaginate un campo da calcio, nel bel mezzo del campo da calcio ci sta un pallone da calcio, quello è il protone. Intorno al campo da calcio girano vorticosamente, vuom, 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 le particelle negative che sono gli elettroni. Tra gli elettroni e il protone c'è il campo da calcio, un grande spazio vuoto. Noi siamo composti da atomi. Il movimento degli atomi dà l'illusione del pieno, ma vedete, in realtà questo tavolo è vuoto, io sono vuoto. Tutti noi in qualche modo siamo vuoti, siamo energia in movimento. Una volta ero in treno, stavo leggendo un libro. A un certo punto, non so perché, mi sono sentito triste. Mi guardo intorno e poi ho visto che c'era una signora che stava singhiozzando in silenzio. In qualche modo mi ha trasmesso la sua energia infelice. Quindi adesso, in questo esercizio, ciascuno si guarda intorno, se lo fa con la persona con la quale è venuta, col marito, moglie, figlio, è troppo facile. Cerca qualcuno che non conosci, che conosci poco, soltanto ciao ciao, ma quella persona ti piace, quella persona ti ispira. Voi che avete a che fare con i clienti, lo sapete benissimo in quanto tempo si fa una buona o una cattiva impressione. In quanto tempo? Pochi secondi, chi dice 5, chi dice 7, chi dice 10, non lo so, pochi secondi. E lo sappiamo benissimo che se la prima impressione è un'impressione buona, poi si può cambiare, ma possiamo anche permetterci qualche caduta di tono e ce la perdonano. Ma se la prima impressione è negativa, è quasi impossibile poi raddrizzarla, perché ormai quella persona ci ha etichettato come stupidi, inaffidabili, quello che è. Lo dico sempre ai miei studenti, io insegno all'università e dico: ragazzi, voi uscirete da quest'università e andrete a fare un lavoro all'altezza delle vostre aspettative, come portare il caffè al capo. Attenzione, quando gli portate il caffè, i primi giorni non versategli il caffè sulla camicia, perché se lo fate verrete etichettati come deficienti e vi brucerete per sempre in quell'azienda. Se lo fate dopo 2 mesi, diranno: beh, oggi sarà stato un po' nervoso, avrà dormito male, avrà litigato con la fidanzata. Pochi secondi ci fanno dare un'etichetta a quella persona, ce la fanno giudicare, anche se non dovremmo giudicare. E lo sappiamo che se l'impressione è negativa, quell'impressione rimane, perché noi siamo molto più portati a vedere il bene o il male. Il male: qualcuno ci fa 1000 favori, poi ci fa un solo sgarbo. Cosa ci ricorderemo per tutta la vita? Dimenticando tutto il bene che ci ha fatto. Noi, in una giornata qualsiasi, facciamo 10 cose ottime, al meglio, e facciamo una stupidaggine, senza che per questo siamo stupidi. Perché di notte stiamo lì a menarcela, ci tormentiamo? Perché pensiamo soltanto a quella cosa sbagliata. È importante vedere quello che è sbagliato, quello che è da rimettere in sesto, ma è bene vedere anche le cose positive. Quindi ora, ciascuno in silenzio, se no viene fuori un gran casino, in 3 minuti, il tempo di una canzone, va da un'altra persona in questa sala e cosa fa? Ve lo faccio vedere. Cerchi una persona che ti ispira e che sia positiva e gli fai questo gesto qua. Se anche tu all'altro gli ispiri energia positiva, gli piaci, l'altro come risponde? Ma se all'altro non gli piaci, l'altro cosa fa? E tu te ne vai a cercare un altro, sperando che ti vada meglio. Con i clienti, con gli altri, è la stessa cosa.
Quando qualcuno ci rifiuta, noi pensiamo che sia qualcosa di personale, invece magari non è un rifiuto nei nostri confronti, è un rifiuto nei confronti di quello che gli stiamo proponendo in quel momento. Magari oggi è no, però domani potrebbe essere sì. Le persone che prendono i rifiuti personalmente sono persone che sono destinate a soffrire e a non andare avanti. E anche le persone che non sono capaci di dire di no sono persone che sono destinate a non avere tanto successo. Quindi se ti arriva qualcuno che a te non piace e quella persona ti fa così, sai già cosa devi fare. Ok? Siamo pronti? Bene, allora abbiamo una canzone che ci ispira. Regia, in silenzio, facciamo le copie. Ultimo minuto. Siamo seduti qui. 10 secondi. Quello che vuoi da me. Cosa vorresti che? Cosa vorresti se? Se tu potessi avere tutto quello che c'è. Sediamoci accanto al nostro partner. Vieni qui. Vieni qui. Ok, regia, basta con la canzone. In silenzio ci sediamo accanto al nostro partner. Ci siamo accoppiati, in senso platonico naturalmente. E adesso farai un esercizio col tuo partner. Silenzio, tra poco, quando te lo dico io, parlerai col tuo partner, ti dirò per fare cosa. Intanto, chi gli piace il suo partner, sinceramente, alzi la mano. Controprova, chi non gli piace mica tanto? I pochi sinceri. Io credo che ogni persona, ogni essere umano, ma soprattutto voi che siete qui, perché voi non siete normali.
E anch'io non mi sento normale, mi sono sempre sentito diverso dagli altri. E noi, vero o no, che siamo orgogliosi di non essere regolari, di essere estranei? Perché tu dici una persona normale, tra virgolette. Io vado un weekend a Cervia, dici, ah bene, vai in spiaggia. No, vado a seguire un corso di formazione. Mi chiudo in un'aula. Dice, ma tu sei fuori? E in effetti siamo diversi. E noi riusciamo, attraverso la nostra diversità, a convincere gli altri in un solo modo. Aprendo il nostro cuore. In ogni cosa della vita, al 100% nel network marketing, tu riesci a convincere, vincere con l'altro, quando parli col cuore. Lo so, ci sono mille tecniche di convincimento, forse avrete imparato qualcuna di queste tecniche che sì, servono, sono utili, ve le consiglio, però non c'è niente che possa pareggiare il parlare col cuore, perché la gente non è stupida, si rende conto se la stai prendendo in giro, se stai usando delle tecniche. Tu puoi convincere gli altri solo se tu sei convinto. A distanza di tanti anni, dopo aver fatto il coglione, come nelle foto che avete visto, io ho sentito che avevo una missione da compiere nella vita. Dante dice, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Io sono convinto che noi siamo qua, su questa terra, e ancora più noi siamo qua, in questo posto, perché abbiamo qualcosa nel cuore. Io lavoravo come giornalista, e poi a un certo punto mi sono detto, io non voglio più soltanto scrivere quello che vedo intorno a me. Lavoravo alla Mondadori con Alfonso Signorini. Voglio riuscire a cambiare il mondo intorno a me, voglio riuscire nel mio piccolo a migliorarlo. E così ho fondato un'associazione di volontariato che si chiama City Angels. Conoscete Basco Blu, Giubba Rossa? Noi siamo quelli che adesso in 18 città italiane vanno in giro sulla strada per aiutare i senza tetto e per prevenire la criminalità, in collaborazione con le istituzioni e con le forze dell'ordine. E io sento i City Angels come una mia missione, così come sento una mia missione anche essere qui con voi, riuscire a trasmettere qualcosa di me. Ciascuno di noi ha una sua missione. E in che modo lo possiamo capire? Io credo che si tratti, per dirla alla Steve Jobs, di unire i punti. Guarda la tua vita, pensa a cosa hai fatto finora, che cosa ti ha dato gioia, che cosa ti viene in cuor tuo da dire sì, quella cosa lì la voglio fare ancora. Cosa vuol dire per te essere un campione? Io ho scritto un libro che si intitola Risveglia il campione in te. E alcuni mi hanno chiesto cosa vuol dire per te, Mario, essere un campione, cosa vuol dire una vita da campione. Per me non vuol dire solo, anche se va bene, fare carriera, fare soldi, cose giuste. Vuol dire una cosa soprattutto, sentire che tu stai seguendo la tua strada, che tu stai ascoltando quello che dice lui, il tuo cuore, se credi anche quello che dice lui con l'L maiuscola. E io ho avuto un episodio nella mia vita che mi ha, a distanza di anni, fatto capire che cosa avrei voluto fare. Io avevo 8 anni, abitavo in Liguria, abitavo in collina. Durante la stagione venatoria sembrava di essere in guerra. I cacciatori, dietro la casa mia, sparavano agli uccellini. Io avevo da poco letto un libro, Seppellisci il mio cuore a Wounded Knee. Fu il primo libro, uscito nei primi anni 70, sulla storia della conquista del West vista dalla parte degli indiani. Prima gli indiani erano dipinti come i selvaggi, i cacciatori di scalpi. Quel libro raccontò la verità, come gli europei andarono e massacrarono, fecero genocidi, sterminando intere popolazioni. E fu un libro che mi commosse fino alle lacrime. Nel dicembre del 1973 vidi in televisione, sullo schermo in bianco e nero,
che ci fu l'ultima rivolta indiana a Wounded Knee. Gli agenti della CIA erano entrati nella riserva, avevano ammazzato alcuni capi indiani e gli indiani si erano ribellati, loro con i fucili contro l'esercito più potente del mondo con i carri armati. Io avrei voluto essere là e imbracciare il fucile insieme con loro, però avevo 8 anni. E allora, trasponendo quello che succedeva là in America a quello che stava accadendo ad Albisola in Liguria, i cacciatori che ammazzavano gli uccellini indifesi, io cosa facevo? Andavo, a volte da solo, a volte con compagni di classe, di nascosto, in collina a smontare le capanne dei cacciatori. E una sera che ero da solo, un cacciatore mi beccò, mi riempì la faccia di schiaffoni, tornai a casa con la faccia gonfia, in lacrime, però giurai a me stesso, io voglio crescere e voglio fare qualcosa per combattere contro le ingiustizie. E oggi ringrazio quel cacciatore perché ha scatenato qualcosa in me che poi si è riversato in negativo nei miei anni balordi e poi in positivo con i City Angels e quello che sto facendo. E ciascuno di noi, se collega i puntini, se guarda la sua vita, riesce a capire qual è la sua missione. Che cosa ti riscalda il cuore? Che cosa ti piace veramente fare? E che cosa sai fare? Perché ci sono delle cose che non riusciamo a fare e altre che invece riusciamo a fare. Qualche anno fa mi ero messo in testa di fare il cantante. Perché mi piace la musica. E ogni tanto canticchio delle canzoni, dei motivetti che mi invento. Ho conosciuto un ragazzo che ha una sala di incisione e mi fa: Mario, se tu hai una canzone in testa, vieni in sala di registrazione e ti do poi il CD. Vado, canticchio, al computer lui fa la melodia, la faccio ascoltare e dicono: Mario, sai che non è male? Io ho degli amici che hanno dato vita alla Bar Boon Band, banda di barboni. Noi City Angels aiutiamo i senza tetto. Questa band va in giro a suonare per i teatri. Mi hanno detto: tu hai una canzone? Vieni con noi a cantarla in teatro. Allora, teatro, parte la base, io inizio a cantare. Il gelo totale. 3 minuti e mezzo, i più lunghi della mia vita. Alla fine, neanche un applauso, soltanto qualche ho ho ho. E il mio amico mi fa: Mario, è meglio se continui a scrivere libri e a fare formazione. In sala di registrazione, con tutti gli accorgimenti e gli artifici, la mia voce era diventata gradevole. Dal vivo era un disastro. Quindi, ci sono delle cose che non riusciamo a fare, ma tante altre cose che riusciamo a fare. Dobbiamo distinguere, amici, tra l'umore e il desiderio. La maggior parte delle persone si lascia trasportare dall'umore del momento. Io faccio questa cosa stamattina perché ho le palle girate. Nel pomeriggio si raddrizzano e poi la sera tornano ancora a girarsi. Se seguiamo il nostro umore del momento non andremo mai lontano. Se invece seguiamo il nostro desiderio, quel che ci dice lui, il nostro cuore, la legge del desiderio, che resta nel tempo, la cosa che diciamo sì, questa è una cosa che veramente voglio fare, una cosa che mi dicono che sono capace di farla, la so fare. Ecco, fai un attimo mente locale, pensa, cos'è che davvero senti che vuoi fare nella vita? Può essere in campo professionale, in campo personale, con gli altri. Una cosa, poi tutti abbiamo grandi progetti, però è vero o no che c'è una cosa che magari è più importante di un'altra, alcune cose che sono fondamentali e che se cominciamo a cambiare quelle cose lì, poi tutte le altre avvengono di conseguenza, sì o sì? Risposta esatta. Allora, pensa, una cosa almeno, anche due se vuoi, che in un minuto dici al tuo compagno, al tuo partner, e il compagno deve essere molto sincero, ci si tiene mano nella mano, tu dici: caro compagno, io sento
che la mia missione nella vita è questa, io voglio fare questo, e devi convincerlo. Il tuo compagno è lì per aiutarti, quindi se tu sei convincente, il compagno ti fa così. Se non sei convincente, dici, sai caro compagno, io sento che la mia missione nella vita è quella di riuscire a divulgare la cultura del bene. Cosa fa il tuo compagno che ti vuole bene? Ti dà uno schiaffo. Mano nella mano, togli una mano, pom! Se tu sei appena appena non convincente, è uno schiaffino. Se proprio non sei convincente, un mal rovescio. E tu cosa devi fare? Dirgli grazie, perché lo fa per il tuo bene, ok? Prima uno un minuto e poi l'altro un minuto. Devi essere convincente. Poi, con il partner, sì. Trenta secondi. Toing, tempo scaduto. Alzi la mano chi può dire in assoluta sincerità: il mio compagno mi ha convinto, crede veramente nella sua missione. Alzi la mano chi invece dice: il mio compagno non mi ha mica convinto. E allora quei compagni devono lavorarci su. Vedete, tutti nella vita dovremmo porci degli obiettivi, un obiettivo, qualcosa verso cui andare, qualcosa che ci riscalda il cuore. E alla base di tutto c'è la motivazione. Io insegno motivazione all'università e quando mi chiedono, Mario, cosa vuol dire motivazione? Io dico semplice, vuol dire trovare un motivo per agire. Se tu non hai un obiettivo, qualcosa verso cui andare, un sogno meraviglioso, un ideale da raggiungere, perché ti alzi al mattino? Perché ti dai da fare? Perché fai quello che fai se non sei motivato? E la motivazione deve essere qualcosa di quotidiana mentre andiamo verso la nostra direzione. La vita è un viaggio. Io sono convinto che la vita sia un viaggio. E a volte noi pensiamo che saremo finalmente felici quando
avremo raggiunto quel risultato? Quando saremo con quella persona? Quando i figli saranno grandi? Quando? E sappiamo che non è così. È un'illusione pensare che in questo viaggio, come avere una nave, una barca che parte da un porto, attraversa l'oceano della vita e alla fine raggiunge un altro porto. Allora saremo contenti. Chi lo sa? Nella vita non c'è niente di sicuro, soltanto la morte e le tasse. Tutto il resto è il regno dell'incertezza. E allora se noi aspettiamo di essere motivati, di essere felici, quando saremo arrivati là avremo molto da aspettare. Vi faccio una domanda. Ogni quanto mangiate? Voi che siete dei salutisti, ogni 3 ore prendete gli ottimi integratori che proponete ai clienti. Giusto? Ogni quanto vi lavate? Tutti i giorni, almeno d'estate. Che succede? Che succede se non mangiamo tutti i giorni? Il corpo deperisce. E che succede se non ci laviamo tutti i giorni? Il corpo puzza. E che succede se ogni giorno non abbiamo la nostra dose di motivazione? Non il corpo, ma la mente, il cuore, l'animo, i pensieri puzzano. Cominciamo a pensare che tutto va male, cominciamo a sentirci sfigati, cominciamo a dire perché capitano tutte a me, il mondo ce l'ha con me. Perché è molto più facile pensare negativo che pensare positivo. Ogni giorno avere un obiettivo da raggiungere, anche piccolo, ma quello che ci dà la motivazione. Io ho parlato con podisti che fanno non le maratone e neanche le 100 chilometri. Ho parlato con uno che ha fatto la Spartathlon, da Atene a Sparta, 246 chilometri. Cercatelo su Google, c'è anche il gruppo Facebook, Spartathlon. Credo che sia la corsa più lunga al mondo. 2 giorni di corsa. Arrivi a pezzi con i capezzoli che ti sanguinano, soprattutto se sei uomo, perché le donne hanno il reggiseno, ma 2 giorni in cui su e giù con la maglietta arrivi tutto sanguinante, petto sanguinante, piedi sanguinanti. Io ho chiesto a uno che l'ha fatto, pazzo come noi, ma ho detto, come fai ad avere la motivazione per correre per 2 giorni? Devi essere ovviamente super preparato, perché non basta essere motivati. Motivato finché vuoi, ma se non sei allenato ti fermi. Oltre a essere preparato, la motivazione. E lui dice, quello che mi hanno detto quelli che fanno a 100 chilometri, anche le, si fa per dire, solo maratone di 42. Ogni chilometro è un traguardo. Primo chilometro, ce l'ho fatta, evviva. Secondo chilometro, vai così che andiamo bene. Terzo chilometro, grande. Ogni chilometro è un traguardo e ti dà una carica di motivazione che ti serve per andare avanti fino al prossimo obiettivo. Ed è così la vita. Tu parti da un porto, hai l'obiettivo di arrivare là, in quell'altro porto, al di là dell'oceano. Non sai quello che può accadere durante il viaggio. Ci può essere la tempesta perfetta, qualunque cosa può accadere. Però ce l'hai messa tutta e questo vuol dire vivere una vita fino in fondo, vivere il dono che Dio, la natura, quello che vuoi, ci ha dato. Qual è la cosa più difficile? Il primo passo. Il primo passo. Come quella persona che non va in palestra perché pensa, se vado in palestra adesso faccio la sacca, vado in palestra, c'è la musica che non mi piace e poi c'è il sudore sull'attrezzo. Il primo passo. Voi sapete, credo che molti lo sappiate, che c'è un concetto che si ripete in psicologia, nella psicologia positiva, ed è il concetto della zona di comfort o di agio. Nella zona di agio, immaginate che ci sia questa zona che sta intorno a noi, una sfera, ci stanno tutte quelle cose che facciamo senza provare disagio. Fuori dalla zona di agio ci sono le cose che facciamo invece provando disagio. Le persone normali cosa fanno? Non quelli come noi. Stanno dentro la zona d'agio perché non vogliono superare la linea che separa il dentro dal fuori, la zona d'agio. È una linea sottile.
intorno alla nostra zona d'agio, sottile perché neanche ci rendiamo conto che ci sia. Però finché stiamo dentro la zona d'agio non cresciamo. Se oggi facciamo quello che abbiamo fatto ieri, restiamo allo stesso punto di ieri? Sì o no? No, perché oggi siamo un giorno più vecchi di ieri e andiamo indietro. Abbiamo buttato via un giorno. Non c'è crescita nell'agio. La crescita sta solo nell'espandere la zona d'agio e nel fare proprio quelle cose che sappiamo che sono giuste, che sono buone per noi e per gli altri, ma che ci mettono a disagio, come può essere fare quella telefonata, incontrare quella persona, o anche fare cose che non dovrebbero metterci a disagio. Io conosco persone, io stesso a volte l'ho vissuto, qualche volta anche adesso, persone che sono seriamente a disagio nell'aprire il loro cuore, nel dire quello che provano nei confronti del genitore, del figlio, del partner, dell'amico. Una volta ho detto questo a un incontro come questo, ho detto quanto è importante aprire il cuore, è la cosa più bella che abbiamo. Tante persone esibiscono la macchinona, gli abiti firmati e non la cosa più bella, più importante che hanno, che è il loro cuore. Una ragazza diceva che sua madre era una donna all'antica, molto fredda, burbera, non ha mai detto una volta alla figlia ti amo, e lei ne ha sofferto. E allora lei, dopo il mio corso, va dalla mamma, la mamma abitava in una villetta al primo piano, e dice, mamma, mamma. La mamma apre la finestra e fa, cosa c'è figlia? Mamma, ti voglio tanto bene, zitta, non farti sentire. Cosa c'è di più bello invece che aprire il proprio cuore, finché possiamo farlo? A volte una persona se ne va, poi non c'è più. E diciamo, se glielo avessi detto, cosa darei per avere ancora 5 minuti con questa persona? Io ho un'amica che ha vissuto con me in Liguria fino ai 18 anni, eravamo compagni di scuola, Gabriella. Abitava con sua madre l'ha viziata, non ha mai lavorato un giorno in vita sua. E diceva, ma io cerco lavoro, però non lo trovo. E dico, Gabriella, in Liguria la crisi, non c'è lavoro. Vieni a Milano che ti aiuto. In autunno diceva, sai, in autunno non sto bene di salute, prendo il raffreddore, la bronchite, l'influenza. Non posso venire a Milano in autunno, verrò a Milano quando sarà inverno. Però in inverno fa freddo e lei è di salute cagionevole. In primavera soffre di allergia. Ed estate fa troppo caldo. È stato così per anni e anni. Tutte le persone che aspettano un cambiamento esterno per produrre un cambiamento interno sono destinate ad aspettare molto a lungo. E Gabriella se la prendeva con sua madre. Diceva, mia madre, quella stronza, la trattava male. Io dicevo, Gabriella, tua madre si avvicina agli 80 anni, è una vecchia signora, lei è la tua salvezza. Quando non ci sarà più, cosa farai? E lei cosa faceva? Come nel monumento, le corna. Sua madre è morta a fine agosto. E adesso Gabriella è messa molto male, non vedo un futuro per lei. Ha buttato via le chance che aveva nella vita. Tutti noi abbiamo dei treni che ci passano. Se non siamo capaci di aprire gli occhi del cuore, saltarci su, persone che passano nella nostra vita, opportunità che passano. Se non le sappiamo cogliere, poi rischiamo di arrivare a 80 anni guardando la nostra vita con rimorso e dire perché non l'ho fatto? Perché non ho colto questa opportunità? Perché non ho detto quella cosa? Perché non mi sono comportato così? Tutto sta nel fare il primo passo che ci porta fuori dalla zona d'agio, oltre quella linea sottile, tra il tuo bene che sta al di là di quella linea sottile e il tuo male che sta nel rimanere ad ammuffire dentro la zona di agio. Ed è una scelta che ciascuno fa. Se impegnarsi per uscire dalla zona di agio, per crescere, o se non vuole fare questa fatica, però poi col tempo ne paga le conseguenze. Quindi tutti avete un pezzo di carta. Quando ve lo dico, tra un attimo, scrivete
il primo passo che vi impegnate con voi stessi, che ti impegni con te stesso a fare per superare quella linea sottile della zona d'agio tra il tuo bene e il tuo male. Prima hai parlato col tuo partner, cosa vuoi fare? Qual è la tua missione per raggiungere quell'obiettivo? Qual è il primo passo che da subito ti impegni a fare? E poi scrivi su quel foglio la persona che ami, cui dedichi questo tuo impegno. Perché questo? Perché secondo voi noi siamo più disposti a impegnarci per noi stessi o per una persona che amiamo? Io credo più per una persona che amiamo. Un genitore per un figlio è disposto a fare ancora di più di quello che farebbe per se stesso. Quindi scrivi, questo lo dedico a te, lo dedico a lei, lo dedico a lui, lo faccio per te. Regia, parti con la canzone, il tempo di questa canzone, scrivi questo impegno che ti prendi con te stesso. In silenzio. Volume un pochettino più alto. Non c'è modo di starsene fuori da ciò che lo rende tremendo e stupendo. La canzone è rimasta nel vento, le sorprese che fa il firmamento, ed i primi che mangiano tutto e gli ultimi pagano tutto quel conto. Per il cielo è un po' presto, per l'inferno non c'è posto, per qualcuno è solo buio pesto. E ti trovi davanti un vampiro che a mia volta devo succhiare tutto l'amore che riesco a rubare. Per me la linea sottile fra baciare e mangiare, la linea sottile fra venire e partire, c'è una linea sottile fra star fermi e subire. Cosa pensi di fare? Da che parte vuoi stare? Una volta non smetto d'andare, anche se non si sa ancora dove. A mia volta invecchio alla svelta perché non rinuncio a una certa illusione. Una faccia che sembra destino ed un vecchio che torna bambino. E traguardi che sono partenze ed un tramonto che come un mattino. C'è posto, per qualcuno è solo l'antipasto. A mia volta mi lascio un po' stare e mi faccio un periodo di mare. A mia volta non è che mi cerco, che poi non si sa cosa posso trovare. Da me la linea sottile fra il tuo bene e il tuo male, la linea sottile dormire e sognare, c'è una linea sottile fra tacere e subire. Cosa ok regia, andiamo sfumando con la musica e dipende da ciascuno di noi da che parte stare di quella linea sottile. Vedi, abbiamo detto che la vita è come una navigazione, navighiamo in alto mare. Non sappiamo quello che ci potrà capitare. Se però abbiamo passione nel nostro cuore, se noi amiamo la nostra missione, comunque ne sarà valsa la pena. Se anche non ce la faremo, potremo dire, beh, è stata una bella lotta. E poi le persone, io credo che si capiscano soprattutto quando sono nei momenti di difficoltà. Tutti abbiamo paura dei momenti di difficoltà, ma io credo che quei momenti siano momenti fondamentali per guardarci dentro. È quando sei sotto stress, quando sei nel vortice della tempesta, che lì si vede di che pasta sei fatto. Chiedo alla regia di preparare un filmato. Il film è tratto da una storia vera, La tempesta perfetta,
un gruppo di marinai, di pescatori che vanno in mezzo all'oceano. La stagione di pesca è stata negativa per portare avanti le loro famiglie, tentano la sorte, stanno tornando e trovano questo che vedete e lì capiscono che cosa è veramente importante. Via regia. Comandante, c'è poco da fare e non te lo insegnerò. Questa la vedo dura, Bugs. Bobby, non ti ci dovevo trascinare. Hai fatto la scelta giusta. Bisognava tentare. Era quasi fatta. Ehi, è stata una bella lotta però. Usciamo di qui. Ok? Dai! Christine, mi senti? Non so se puoi, ma io sto parlando con te, piccola. Lo sai quanto ti amo. Ti ho amata sin dal primo momento. Ti amo adesso. E ti amerò in eterno. Nessun addio.
C'è solo l'amore, Christine. Solo l'amore. E adesso lasciamo le luci soffuse come prima, perché terminiamo con un esercizio che vi chiedo di fare aprendo il vostro cuore. Abbassiamo le luci, regia, come prima, esattamente come prima, luci spente. Facciamo una visualizzazione guidata. Quando cambiamo? Cambiamo quando razionalmente capiamo che quel comportamento non va bene? No. Ad esempio, smettiamo di fumare quando finalmente, diciamo, cacchio, fino a ieri pensavo che fumare facesse bene, oggi finalmente ho visto un programma in TV e ho imparato che fa male. È così? Ovviamente no. Tutti sappiamo che fumare fa male. Ma quando decidiamo di smettere? Quando il dottore dice, vede questa lastra? Qua al polmone sinistro c'è una macchia nera. O lei smette subito di fumare, o se no rischia di morire. E allora è uno shock talmente forte che siamo emotivamente coinvolti e allora cessiamo. Oppure quando nostro figlio dice, papà, mamma, io voglio che smetti di fumare. Stamattina mi hanno parlato delle conseguenze del fumo. E io voglio che tu viva a lungo, che mi vedrai quando io avrò figli e tu avrai i tuoi nipoti in braccio. Allora ami tuo figlio e lo fai perché ti tocca il cuore. Certe scelte non le facciamo col cervello, le facciamo col cuore. E allora adesso chiudiamo gli occhi, la regia parte con la musica e facciamolo insieme che ci lasciamo proprio andare. Belli, rilassati, un bel respiro. Butta fuori tutta la tensione che hai dentro. Lascia andare, lascia che tutta la tensione, la negatività, la paura, l'energia negativa esca da te, respiro dopo respiro. Inspiri pace, serenità ed espiri tensione, paura, rabbia. Ti senti sempre più leggero. Regia, musica appena più bassa. Ecco, ti lascia andare. Senti che il tuo corpo è perfettamente disteso e rilassato. I polpacci, le cosce, i glutei, la schiena adagiata sulla sedia, le braccia pesanti, la testa che ti cade in avanti, le palpebre chiuse. Anche se hai gli occhi chiusi, laggiù, lontano, tra le nebbie del passato, una scena, un bambino che gioca in un campo giochi. Papà, mamma, come sei tu a 4 anni? Cosa ti piace fare? Che giochi ti piacciono? Cosa ti piace mangiare? Giochi, gli amici, cadi, ti sbucci le ginocchia, piangi, però ti tiri su. I bambini cadono, si fanno male, però si rialzano. A volte gli adulti cadono e non si rialzano più. E poi ti ricordi quel giorno
primo giorno di scuola? Chi ti accompagna in prima elementare quel giorno d'autunno? La scuola, il cortile, il grembiule, il fiocco, la cartella, l'astuccio, il quaderno. Che emozione provi nel cuore. La maestra, i compagni. Ciao papà, ciao mamma, ora devo entrare in classe. Il tuo compagno di banco, il suo viso, la sua voce. La maestra, com'è con te? E i compiti, la ricreazione. La scuola finisce. Le vacanze, quella voglia di partire per andare in vacanza con la famiglia, gli amici che trovi là. E poi la magia del Natale, l'albero, i regali, quelle emozioni che rimangono nel cuore per sempre. E quando cresci, la scuola media, nuove materie, nuovi insegnanti, i compagni, la necessità di essere accolto dal gruppo e anche di sentire che tu sei una persona unica, speciale. Vuoi essere riconosciuto per quello che vali. E quella persona che ti fa paura, ma che ci vuole anche stare vicino, e ti viene il batticuore quando ti avvicini e vorresti dirglielo, però ti vergogni e pensi che quel sentimento che provi forse è quello che chiamano amore. Ti ricordi il primo bacio, il suo viso, la sua voce, cosa ti dice? Le sue labbra, il suo abbraccio. E poi, cosa ne è stato? Quante persone che attraversano la nostra vita, quante parole inespresse, quante occasioni che ci lasciamo sfuggire in tutti i campi. La scuola, l'esame di maturità, l'aula, la commissione, membri interni e membri esterni. Come rispondi a quelle domande? Esci dall'aula, quell'estate là, finisce un'epoca e poi esami, lavoro, con chi sei, chi c'è nella tua vita, chi è intorno a te, che esempio sei per loro, come sei sul lavoro, in famiglia, con le persone che ami. E mentre pensi e vedi come un film tutte queste cose, ti senti leggero, leggero, talmente leggero che ti sembra di lievitare, e sali e vedi il tuo corpo lì sotto, una sala buia, un sabato sera d'autunno, in un salone con altri corpi, seduti, gli occhi chiusi, che sembrano morti oppure addormentati, e ti rendi conto che tu non sei il tuo corpo, tu sei una creatura spirituale che sta facendo un'esperienza materiale qui, su questo pianeta. Sempre più in alto, l'albergo, la città,
la spiaggia, il mare, le prime luci della sera che si accendono, le colline là in fondo, laggiù le luci delle macchine che sfrecciano, e là il vento che ti accarezza il viso, che ti scompiglia i capelli, ti porta verso quei monti verdi, ricoperti di boschi, qua e là un pugno di case, un villaggio, e laggiù un paese, una chiesa, un campanile, una lenta processione che esce dalla chiesa, persone che camminano lentamente, portando a spalla una bara, e le campane, i rintocchi a morto. Cosa dicono di quella persona che non c'è più? Com'era in famiglia? Com'era con gli amici? Era una persona per bene di cui ti potevi fidare? Cosa dicono di te? E tu senti, ascolti, sempre più lontano, mentre intanto il vento ti porta laggiù, tra i monti, una radura in mezzo al bosco, una radura circolare, e tu ti senti calare nel mezzo di quella radura. Dal bosco tutto intorno escono delle figure strane, guardali come dei fantasmi, sagome incappucciate, vestite di nero come dei monaci, e ciascuno reca in mano una candela, e dal bosco convergono verso il centro della radura in modo circolare, e il vento ti cala verso il centro della radura, e li guardi, e adesso vedi il loro viso e dici: no, non è possibile, sei tu, tu che sei morto tanti anni fa, e non ho mai avuto il coraggio di dirti quanto ci tenevo a te. E tu, mio familiare, che bello ritrovarti qui, lascia che ti abbracci, e a te voglio chiederti scusa per quello che ti ho detto, ma non volevo, perdonami. E a te ti voglio dire le parole che non ti ho mai detto, tu che sei stato così importante per me, come una meteora poi sei uscito dalla mia vita, lasciando però una traccia nel mio cuore, e il mio cuore è pieno di cicatrici, ma ne sono orgoglioso, perché sono la prova, queste cicatrici, che l'ho usato. E stai bene con loro, però sai che adesso non è ancora il momento, sai che hai una vita da vivere, una missione da compiere. E allora li stringe al cuore per l'ultima volta, nessun addio, è un arrivederci, ritornerò, e quando ritornerò qui con voi voglio avere la consapevolezza che ce l'ho messa tutta, che c'è solo l'amore che ci porta avanti, l'amore per la nostra missione, l'amore per la tua missione, che ti spinge a vivere, ad agire, a lasciare un segno d'amore. Ciao, li saluti e ti alzi, e loro tendono la mano
nell'ultimo saluto. Ormai sono dei puntini luminosi, quegli incappucciati, quei fantasmi, mentre il vento della sera ti trasporta laggiù. I monti, quel pugno di case, la chiesa, quella lenta processione. E mai come questa sera hai sentito chiaro, nitido, preciso nel tuo cuore il senso della tua missione qui su questa terra. Dare a ogni giorno un senso compiuto, aprire il proprio cuore. E laggiù, la pianura, il mare, la spiaggia, le luci della sera, un albergo, una sala buia, tanti corpi che sembrano morti o addormentati, appoggiati sulle sedie, e lì sotto c'è il tuo, e ti serve fino a quando starai qui. E va rispettato per portare avanti al meglio la tua missione. Senti che ti cali dentro il tuo corpo e fai un bel respiro e lentamente ti sgranchisci e apri gli occhi con una nuova consapevolezza dentro il petto. E basta musica, regia. E vi voglio salutare con una semplice riflessione. Ci sono persone che mettono al centro della propria vita i soldi. I soldi servono, e sono le persone che non li hanno i soldi che si rendono conto di quanto servano. Però i soldi vanno e vengono. Se metti al centro della tua vita i soldi, sei destinato a restare deluso. La carriera, non sai come può andare. Il destino della tua vita è nelle tue mani, però può arrivare la tempesta perfetta. Nulla è sicuro. Metti al centro della tua vita le persone che ami, la famiglia, può sembrare una cosa positiva, ma anche qui non c'è niente di sicuro. Qualche tempo fa parlavo con una signora che ha investito tutto nella famiglia, che è una cosa fondamentale, è giusto farlo, però suo marito l'ha lasciata ed è rimasta con un pugno di mosche. Con i figli non sappiamo come può andare. Noi dobbiamo dargli tutto quello che possiamo, ma c'è l'imperscrutabile. Quindi che cosa è bene mettere al centro dei nostri giorni? Io credo una cosa che dipende soltanto da noi e non da altri: i nostri valori, i nostri principi, ciò in cui crediamo, la nostra missione. Se facciamo così, allora la nostra vita è veramente una vita che vale la pena vivere fino in fondo, e lo auguro con tutto il cuore a voi. Grazie. Grazie. Se tutto sembra possibile, e che Dio vi benedica. Mentre un cielo si arrampica, un desiderio invincibile che lascia una scena come astronave lanciata a cercare una persona nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica. In questo inizio del mondo i nostri sguardi si cercano.